Se mi metti la tua parte della tua squadra, mi sei dato alla categoria Master Maschile 35-45 Carrara, che si sviluppa sui 6 km 309. Questo 90esimo posto, si concluderà l'ultimo atto 14-15, la gara internazionale, la 90esima edizione. Marta Maschile 35-40-45, la partenza avvenuta a favorire con la mezzanotte di categoria della prima gara. Seconda gara partita in questo preciso istante, Marco Maschile 35-40-45, potrete anche la partecipazione di queste categorie e a questo punto procediamo con la premiazione della prima gara, la categoria SM50.
primo posto Andrea Burlo. Bravo. Primo classificato Andrea Burlo. Un'ora e mezza Svizzera, sì, categoria SM 55 al terzo posto Riccardo Tusci. Ma sì, per fare la foto, se no che cosa. Ma per la foto la maschera. Al secondo posto Domenico Caporale. Vince la categoria SM 55 Roberto Petroncelli. Grazie. E passiamo alla categoria SM 60. Al terzo posto Enrico Eula. Ma ne più di una, magari poi. Hai capito? Se ne fai più di una. Secondo classificato Franco Torresani. Vai Don! Dai Don! Veloce! Veloce! Ecco, dove vai? Dove vai? Dove vai? La chiesa sta qua. Vabbè, senza mascherina la foto. Dai che non fai peccato se non la metti. C'è la categoria SM 60 Michelangelo Morlacchi. Sei secco? Vabbè. Categoria SM 65 al terzo posto Maurizio Marchetti. Vai. Grazie. SM 65 terzo posto Maurizio Marchetti. Secondo classificato Martino Palmieri. Signori le mascherine, grazie. Vince la categoria SM 65 Calogero Angelo. Bravo. Passiamo alla categoria SM 70. Grazie ragazzi. Me la fai uno da solo. Al terzo posto Pierpaolo Bonfanti. Camillo, me la fai uno da solo. Io per una volta che vince. E andiamo. Categoria SM 70 terzo classificato Pierpaolo Bonfanti. Secondo Rosario Citriniti. Martino,
Primo classificato Guerino Ronchi. Primo classificato della categoria SM 75 è Luciano Faraguna. E passiamo alla categoria SM 80, vince la sua categoria Adolfo Di Rocco. SM 85, primo di categoria è Oscar Iacoboni. Fatto? Grazie, Franco. Tre sono su, tre o quattro. Franco, alla prossima. Dai, Franci! Alla conclusione del primo giro, al comando è transitato Gabriele Beltrami con Brahim Taleb, Simone Begliaracca, Graziano Zugnoni, Antonio Maggiano in quinta posizione, poi seguire Alberto Monasterolo, Mattia Bertocchi, Francesco Guglielmetti, Matteo Renda in decima posizione, Mauro Cibellini. Cazzo, ma c'è quel sole lì, è pazzesco. È un disastro. Ciao, vi saluto. Il sole è tremendo qui, 130. Giovanna. Tutto bene, corri ancora? Sì. O metti sulle foto del passato? Sì, però... Siamo nelle prime fasi della 90esima edizione della 5 Mulini che si svolge oggi 30 di gennaio, anno di grazia 2022. Anno pandemico, ma noi ci siamo ancora come lo siamo stati a marzo. Di quest'anno, anzi dello scorso anno, del 2021, allora abbiamo festeggiato l'89esima edizione, adesso andiamo con la 90esima ed è ovviamente un momento importante, stanno correndo i master che sono una prova d'orchestra di tutto. Pedraia.
vedremo nel pomeriggio. Provando a che vediamo di far suonare bene gli ottoni, gli archi e tutto quanto serve per far girare alla grande un'orchestra strepitosa come quella di San Vito Colonna. San Vito Colonna che oggi diceva, è sicuramente la capitale mondiale della corsa campestre, lo è sempre stata, lo è ancora di più quest'oggi. Granate, quattro calma, avremo a lui Junior, sfilata delle nazioni, dopo di Junior che ritorna dopo lunga pezza e poi le due gare internazionali in diretta TV 13-15, spettacolo assicurato. No, non per quello, ma perché me un giorno nella sua vita ha fatto danni di quelle gaffe per mancanza di lucidità. Suono della campana, inizia l'ultimo giro per Gabriele Beltrani e per Simone Begliaracchia con Brahim Taleb in terza posizione. Alberto Monasterolo, suono della campana, transita in quarta posizione, in quinta Graziano Zuglioni. Secondo giro, dalla prima alla decima posizione della classifica provvisoria, Beltrami, Begliaracca, Taleb, Monasterolo, Zunioni, Bertocchi, Guglielmetti, Maggiano, Gibellini e Fumagalli. Quasi 15 minuti di gara. Questa è la seconda delle gare master. Poi andremo con le femminucce, tutte le fasce di età, 4 km e 2 per loro, la pacchezza prevista 10 e 30. Ah, la città, pure la festa, oh, comunque pure la festa, va,
adesso capire se con questi mi vince da Catania, mi avanzano tipo 40 euro, vado con Bongio a Budapest. Svolgimento il terzo giro per quanto riguarda la categoria. Bravo. Master maschile 35-40-45, uno sviluppo complessivo di 6.200 metri. La vittoria che se la giudica Gabriele Beltrami davanti a Simone Beiracchia. Occhio, occhio. Aspetta che facciamo una foto quando arriva il terzo. Il terzo. Venitemi qua per favore, che sta arrivando il terzo. Questo è il quarto. E questo è il terzo. Questo è il terzo. Bravo. Bravo. Bravi. Bravo, ci ho provato. La potenza sarebbe chiude in terza posizione. Al quarto posto Alberto Bonasterolo. Ah, vediamo Brahim Taleb, Simone Beiracchia e Gabriele Beltrami a non allontanarsi dalla zona traguardo. Grazie. In quinta posizione chiude Graziano Zuzzoni. Subito la premiazione, va bene? C'è proprio il sole che... Porca vacca, è proprio qui. Dalla prima alla decima posizione Beltrami vince, al secondo posto Peiracchi, al terzo il Taleb, quarto Bonasterolo, quinto Zugnoni, sesto Guglielmetti, settimo Bertocchi, ottavo Fumagalli, nono Cibellini e decimo Maggisano. Sono passati 118.
100. Vabbè, ce ne ancora due dovrebbero essere. Lui era ultimo come pettorale 1, 120. 120. 83. Vai per l'ultimo giro, vai! Forse se ne manca uno, forse si è ritirato perché forse era ultimo. Forse lui è ultimo, perché l'ultimo pettorale era 1. 60, 70, 84. Che bello adesso. 34, 59, 89, 90, 51, 31, 132. Sì, più alzami in piedi che faccio una foto, vado via. 74. Tanto ricordiamo che la prossima prova in programma alle 10.30 master femminile, tutte le fasce di età al via sulla distanza dei 4 km e 200 metri. Della gara che si è da poco conclusa, il podio al terzo posto, Brahim Taleb. Secondo classificato, Simone Peirappia. Secondo. Più alto del podio, Gabriele Beltrami. Possiamo farne una senza mascherina? E dopo mettete giù le cazzette. Se lo pensa io, lo pensa io, mi sa. Ci sono ancora delle volate per i posti d'onore prima dell'ultima gara master. All women, solo donne, tutte le fasce di età. Thank you.
Centesimo. Sì. Bisogna smanettare un po'. Comunicazione. Comunicazione di servizio, è stato smarrito un mazzo di chiavi di un'autovettura. Attenzione, chi le avesse ritrovate le può consegnare cortesemente alla Toll Room. Autovettura, chiavi smarrite da consegnare al Toll Room, grazie. Abbiamo il tempo, siamo in tempo utile per procedere con la premiazione di categoria della gara da poco conclusasi. Categoria Senior Master, al terzo posto Davide Serlini. Secondo classificato Silvio Stella. Primo di categoria Matteo Renda. Dell'Unione Sportiva San Vittore, Olona, 1906. Matteo Renda. Matteo Renda, Silvio Stella, Davide Serlini. San Vittore, Olona, 1906, significa società ultra centenaria. Categoria SM35, terzo classificato Mattia Bertocchi. L'ultima salita, adesso la scelta. Me lo dai a me? Grazie mille. Al secondo posto Francesco Guglielmetti. Si aggiudica la categoria SM35 Simone Peiracchia. Passiamo alla categoria SM40. Andate su sul... Grazie. Categoria SM40, al terzo posto Marco Vittorio Fumagalli. Secondo Alberto Monasterolo. Primo classificato categoria SM40, Brahim Taleb. Bravo Corra! Grazie.
Procediamo con la categoria SM 45. Via un attimo la mascherina. Terzo classificato Fausto Bescio. Secondo classificato Graziano Zugnoni. Vince la categoria SM 45 Gabriele Beltrami. Va bene da qua? Radio punto, va bene? Ok? Vado più avanti? Vado fino più avanti. Sotto l'arco. Va bene qua? Ok? Ci sono problemi? No. Aspetta. Passiamo alla categoria SM, Senior Master, al terzo posto Davide Serlini. Secondo classificato Silvio Stella. Al primo posto Matteo Renda. Matteo Renda. Sì, come scherzo lì?